A tutti, ho emesso questa mattina l'ordinanza numero 51, quindi una nuova ordinanza che richiama le disposizioni già indicate in quella di ieri. Ho precisato in questa nuova ordinanza che in realtà le farmacie di turno o che offrono servizio notturno domenicale potranno continuare a svolgere quel servizio. Ho precisato ancora che i self delle farmacie o delle parafarmacie potranno svolgere quel servizio perché diciamo importante caso di bisogno. Ho richiamato le disposizioni indicate nell'ordinanza emessa dal Ministero della Salute ieri sera, integrando con alcuni altri provvedimenti. In particolare, non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, restando consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di un metro, fermo restando il divieto di assembramento. Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o succedono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Ho ulteriormente indicato alcuni obblighi, ossia che l'uso della bicicletta o lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche, quindi lavoro, ragioni di salute o altre necessità come acquisti di generi alimentari o farmaci, le uscite con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche sono consentite in forma individuale solo in prossimità della propria abitazione per il tempo strettamente necessario, con obbligo di raccolta delle deiezioni. Inoltre, è inibito l'ingresso nel territorio comunale dei venditori ambulanti al dettaglio di qualsiasi tipologia merceologica, compresa quella alimentare, ovviamente quelli provenienti da altri comuni. Quindi potranno svolgere questo servizio solo quelli del comune di Grottaglie. Restano ferme tutte le altre prescrizioni già indicate nell'ordinanza rappresentata ieri. Resta fermo l'invito a restare in casa e ad uscire solo per ragioni di urgenza e soprattutto l'invito è a attenerci a queste scrupolose indicazioni, perché stiamo rispondendo bene, la città di Grottaglie sta rispondendo bene, voglio dire che i cittadini stanno per la stragrande maggioranza rispettando queste misure. Dobbiamo continuare perché le settimane che verranno sono le settimane più difficili, per cui dobbiamo dare una prova, fare uno sforzo maggiore. Ultima comunicazione di servizio, per tutti coloro che svolgono l'attività di raccolta differenziata porta a porta, devono continuare a svolgerla e gli operatori provvederanno a consegnare i sacchetti al domicilio qualora ne faranno richiesta gli utenti, per cui da quel punto di vista bisogna continuare a svolgere quel servizio. Maggiori controlli verranno svolti da parte delle forze dell'ordine e dei vigili urbani, in particolare svolgeremo anche i servizi in favore dei lavoratori agricoli affinché all'interno degli autobus vengano rispettate le distanze di sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici, e così continueremo a cercare di garantire la salute di tutti. Invito tutti a rispettare le misure, ribadisco, e vi auguro una buona giornata. Grazie.